Con l'incontro di Biccadi si chiude la prima fase di Sinapsi Agricola, il ciclo di seminari di informazione per le aziende agricole, organizzato dal GAL Meridaunia in collaborazione con i CREA di Foggia e Bella in provincia di Potenza. Pasquale De Vita, ricercatore CREA Foggia, traccia il bilancio dei primi incontri. Il bilancio è certamente molto positivo, è stata un'esperienza entusiasmante. Devo dire che il GAL Meridaunia ha avuto un'idea eccezionale, cioè quella di coinvolgere tutti i paesi dei Monti Down in questa iniziativa. Noi ci siamo messi a disposizione come CREA per fornire agli interessati informazioni, le ultime informazioni sulle principali innovazioni in campo cerealicolo. Come sa, il nostro centro da anni si occupa di sviluppo varietale, di messa a punto di tecniche culturali del frumento duro e in queste occasioni abbiamo avuto modo di interfacciarci direttamente con la comunità dei Monti Downi per fornire tutti gli elementi su questo settore. Oltre a De Vita, a Biccadi è intervenuto Antonio Stasi dell'Università degli Studi di Foggia, che ha parlato di qualità e strategia di marketing nel campo dei prodotti agroalimentari. Diciamo che siamo in un'era in cui molte cose stanno cambiando, la comunicazione, le strategie, e quindi è importante mantenere il focus sull'andamento delle cose. Il settore agroalimentare non è da meno nel seguire questi trend e quindi secondo me è importante che ci sia un aggiornamento continuo per far sì che anche il settore agricolo e agroalimentare in maniera più ampia sia allineato agli altri settori.